Grazie mille, sempre è un grande onore, un grande piacere. Vengo qua in una terra che conosco, non è una terra sconosciuta, e vengo qua in mezzo a tante persone che ho avuto il piacere di conoscere nei tanti viaggi che ho fatto. Sono venuto a trovare il nostro amico candidato presidente della regione siciliana, Angelo Attaguile, che ringrazio naturalmente per l'invito, è sempre molto caloroso. Io vi dico qualcosa perché qualcosa che non ascoltate naturalmente in televisione, perché la televisione concentra il suo messaggio in pochi slogan e ci costringe a noi come Lega e come Salvini sempre nello stesso sentiero, ci spinge sempre in un angolino e ci costringe a comunicare soltanto le solite cose, immigrati, sicurezza, i cavalli di battaglia vengono chiamati, sicuramente cose che stanno a cuore a tantissimi di voi, a noi, a tutti, ma che non costituiscono l'unico punto del programma complesso di Matteo Salvini, candidato alla guida del Paese e della Lega come partito nazionale. Io poco fa, prima di venire qui, sono stato nell'ufficio del sindaco di Aci Castello e ho incontrato i rappresentanti delle categorie produttive. E la prima cosa che mi hanno detto sono tre cose in realtà. Mi hanno detto: noi abbiamo bisogno di una drastica riduzione delle tasse, abbiamo bisogno di credito e abbiamo bisogno della lotta alla contraffazione e all'abusivismo. E io, ascoltando queste cose, ho detto: beh, praticamente sono le cose di cui voglio parlare stasera, sostanzialmente. Quindi vi invito a venire al nostro convegno per sentire che noi su questi tre temi abbiamo delle proposte. E quindi brevemente io vi dico un po' come nella partita doppia: a ogni partita dare corrisponde una partita avere, a ogni partita avere corrisponde una partita dare. Non vi faccio l'elenco delle cose che non funzionano, perché già le conoscete, immagino, no? Non avete bisogno, so che la politica funziona un po' in un certo modo, no? E quindi ci si vede ogni tanto a cadenza per raccontarci le cose che non funzionano. Ecco, io vorrei dirvi quello che noi abbiamo in mente per far sì che le cose funzionino. E allora la risposta che do agli amici delle categorie riguardo l'abbassamento della drastica situazione difficile delle tasse è la riduzione delle aliquote, la semplificazione del sistema. Noi abbiamo presentato in Parlamento una riforma che è la riforma del testo unico delle imposte sul reddito, per la cancellazione di 5 aliquote fiscali con i 5 scaglioni e l'introduzione di un'unica aliquota al 15%. Un'unica aliquota per tutti che consenta che cosa? Consenta a questo paese malato di polmonite, che è fermo a letto da 8 anni perché ha perso 10 punti di prodotto interno lordo, finalmente che la sua circolazione sanguigna torni a irrorare le cellule produttive. Perché vedete, quello che è successo fino ad oggi, dai governi che si sono succeduti, è che gli interventi che sono stati fatti sono stati solo interventi sintomatici. Abbiamo la polmonite virale e ci danno la tachipirina per fare scendere la febbre. Sono tutti intorno al capezzale del paese e dicono: oh, è malato, ha la febbre, ha la febbre. E tutti cercano un modo per abbassare la febbre come se la febbre fosse la malattia. Quanti siamo, Valento? 1000 persone? Io penso che nessuno di voi qui creda che la febbre sia la malattia. Siete d'accordo? Giusto? La febbre è un sintomo, non è la malattia. Tu puoi prendere la tachipirina, ma se hai un'infezione, se non prendi l'antibiotico, l'infezione non ti passa. Quindi cala un po' la febbre, dopodiché la febbre risale. Allora che cosa abbiamo bisogno di fare? Abbiamo bisogno di far ripartire il sistema immunitario del paese, che è l'unica cosa che può salvare il paese. Perché se il tuo sistema immunitario non funziona, non guarirai mai. E prima o poi, a furia di tachipirine, ci lasci le penne. Non solo ti danno le tachipirine, ma ti infilano una flebo e ti tirano via il sangue. Allora voi pensate che tipo di futuro possiamo avere. Cos'è quella flebo lì che ti tira via il sangue? È il drenaggio fiscale, le tasse. Noi abbiamo solo due modi per far ripartire la domanda interna. Sapete cos'è la domanda interna, no? I consumi, cioè il fatto che la gente torni ad andare a comprare. Se la gente torna ad andare a comprare, se io mi trovo 300 euro in più in busta paga, non so se siete d'accordo con me,
finalmente quella borsa, quel cappotto, quella cosa che mi volevo comprare, finalmente me la posso comprare. Se io vado nel negozio e compro quella cosa, il signore che me la vende, il negoziante che me la vende, dice: oh, finalmente è venuto qualcuno che comincia a comprare. Oggi è venuto il signor Rossi, ieri è venuto il signor Verdi, domani viene il signor Bianchi, e io comincio a rivendere le borse, il mio prodotto, il mio imponibile sale, io pago più tasse. Poi su quella borsa immediatamente lo Stato che cosa fa? Si incassa il 22% di IVA, giusto? E poi immediatamente cosa fa il negoziante? Chiama il suo agente, il signor Luigi, dice: Luigi, portami più borse, perché io sto vendendo questa settimana. Allora il signor Luigi è contento, mi dice: un po' che non mi chiedevano le borse, i negozi, i miei amici. E io, signor Luigi, aumento la mia imponibile. Poi il signor Luigi cosa fa? Chiama il signor Francesco. Il signor Francesco, chi è il proprietario della fabbrica? E dice: guarda che questo mese mi stanno chiedendo più borse. Il proprietario della fabbrica, il signor Francesco, dice: cavolo, smaltiamo il magazzino che abbiamo fatto questi anni e rimettiamo in ciclo la produzione. E poi nel frattempo il signor Francesco cosa dice alla sua segretaria? Dice: prendi il curriculum di quel giovane che era venuto 6 mesi fa, chiamalo, perché adesso abbiamo la produzione che parte. Che cos'è che abbiamo messo in moto? Abbiamo messo in moto la risposta immunitaria. Abbiamo creato un circolo virtuoso, perché quando la domanda riparte, riparte il paese. Ma non si può creare il lavoro per decreto, come ha pensato di fare Renzi con il Jobs Act. Il Jobs Act è stato un modo per prendere da dove? Dal conto fiscale dell'erario, metterlo nelle tasche delle aziende e pensare che così creasse lavoro. Finiti i soldi, cioè finito l'effetto della tachipirina, il male ritorna e tu c'hai di nuovo la febbre. Non è difficile da capire, non serve essere laureati in medicina, eh? Allora noi che cosa diciamo? Non solo, cos'è che vi hanno detto con il Jobs Act? Le tutele crescenti. Peccato che questo è un paese di 4 milioni di microimprese che hanno da 1 a 5 dipendenti, che delle tutele crescenti non se ne fanno niente. L'unica cosa che hanno bisogno è vendere e non avere il fisco, la burocrazia, la ASL e tutto il sistema e i gangli di questo Stato che ti impediscono di fare legittimamente il tuo lavoro. Perché che cosa succede in questo paese strano? Che a me, che ho qualcosa da perdere perché ho messo in piedi un'impresa facendo sacrifici, lo Stato tutti i giorni viene a vedere se io rispetto le migliaia e migliaia di regole, 69.000, in un paese che dice che la legge non ammette ignoranza. Beh, siamo tutti in libertà provvisoria, direi, no? Eppure funziona così, perché l'ASL viene da me e mi fa 8.000 euro di multa sulla somministrazione perché la coppetta del gelato era riversa verso il basso anziché verso l'alto. E poi a poche centinaia di metri c'è gente che vende, che fa, che traffica, in un modo infinito, senza che nessuno chieda conto di niente, perché dice: tanto cosa ci vado a fare da quello lì, non ha niente da perdere. Non solo, in questa condizione cosa succede? Che l'agenzia delle dogane al nostro Parlamento comunica che ogni anno entrano nel nostro paese 180 miliardi di prodotti contraffatti provenienti dalla Cina che non pagano né il dazio né la dogana, per un danno all'erario di 40 miliardi di euro, e vengono smerciati in quella rete fitta di negozi cinesi che si sta impossessando dei nostri centri urbani, cacciando quelli che hanno lavorato per anni, che oggi si ritrovano a fare i conti con Equitalia. E allora noi a questi commercianti, che cos'è che diciamo? A questi commercianti, a questi professionisti, a questa gente che ha lavorato, che ha contribuito che questo paese potesse crescere e diventare il paese che è, offriamo la rottamazione, eccolo. A questo paese offriamo la rottamazione che offre Renzi, che ti dice, che offre Gentiloni, che offre questo governo, che ti dice: ti faccio pagare in 5 rate, però il 70% di quello che mi devi te lo devi dare subito entro quest'anno. È evidente che questa è la rottamazione solo per chi ha i soldi. E noi invece, collegati alla legge che abbiamo presentato di riforma della flat tax,
abbiamo collegato un provvedimento per il saldo e stralcio di tutti i debiti fermi ad Equitalia che sono definiti inesigibili, con un pagamento del 6%, del 10%, del 25% del totale, a seconda della situazione in cui ti trovi. Perché questi soldi sono riferiti a chi? Al classico commerciante, professionista, artigiano, che per 3 anni ha tirato a campare, ha aperto il cassetto e ha detto: vabbè, non so far altro nella vita, ho 56 anni, è evidente che posso continuare soltanto a sperare di guadagnare facendo questo mestiere. Poi dopo 3 anni che il commercialista alla fine dell'anno gli diceva: guarda che mi devi dare 5.800 euro di imposte, questo qui cosa faceva? Tirava il cassetto e poi diceva: beh, quei soldi che ho devo pagare l'affitto, dar da mangiare ai figli, pagare le bollette, e cosa faccio? Non me ne avanza. Allora ha accumulato i debiti con il fisco. A questo punto che cosa è successo? Dopo 3 anni questo qui che fine ha fatto? Ha tirato giù la Claire, perché non ce la faceva più, e si ritrova a 56 anni a dover continuare a dar da mangiare ai figli che sono minorenni. L'unico mestiere che sa fare è quello lì, va a lavorare in nero, perché ovviamente se va a lavorare in chiaro Equitalia gli pignora quel poco che ha, e quindi siamo tutti cornuti e mazziati. Il paese è fermo, questo qui lavora in nero, gli incassi non ci sono, la gente si è suicidata e non abbiamo ottenuto un bel niente. Allora noi diciamo: dobbiamo avere il coraggio, se vogliamo che questo paese riparta, di una vera, autentica pacificazione fiscale. Ci vuole un saldo e stralcio totale di quello che è avvenuto, perché la gente non è che non ha pagato perché è delinquente o perché è evasore. Perché quando vi dicono ci sono gli evasori, un conto è l'evasore, ce ne sono sempre meno perché gli evasori sono quelli che i soldi ce l'hanno, un conto è il mancato pagamento delle imposte, sono altre cose, è un'altra cosa. Allora noi in Parlamento, lo dico agli amici che ci dicono: ah, ma la Lega di cosa parla? Parla solo degli immigrati, parla solo della sicurezza, parla solo del nord. No, la Lega ha una proposta in Parlamento, ma la Lega ha una proposta anche per il Mezzogiorno. Angelo lo sa, avete parlato prima del ponte sullo Stretto, bene. Ma scusate, il ponte sullo Stretto non è un'opera che noi finanziamo perché dobbiamo consentire ai fidanzatini di Messina e di Reggio Calabria di incontrarsi più velocemente. Il ponte sullo Stretto è un'opera che fa parte dell'alta portabilità di collegamento strategico, perché noi dobbiamo far sì che la Sicilia riesca a intercettare i 300.000 container che passano da Suez, ci passano davanti alla vostra costa, i porti di Augusta, di Messina, di Catania, se ne vanno in Spagna, vanno su a Rotterdam e vi salutano portando 5 milioni di posti di lavoro e 581 miliardi di traffico. E dovreste ringraziare il ministro Del Rio e il governo Renzi, che i vostri porti della Sicilia li ha declassati a transshipment. Sapete cosa vuol dire? Che nei vostri porti si può prendere un container e metterlo su un'altra nave. Fine, non si sdogana. Quel container vale 300 euro, se lo sdoganassimo vale 2.700 euro. Eppure c'è gente in questa regione che di queste cose non parla e preferisce, anziché darvi una proposta di sviluppo economico e di autentica indipendenza, preferisce proporvi il sussidio di Stato. Stiamo tutti a casa con il reddito di cittadinanza ad aspettare che arrivi la provvidenza. Non è questo che vogliamo, non è questo che immaginiamo. Noi pensiamo che il lavoro sia al centro della vita, dello sviluppo di un paese. Senza il lavoro non c'è nulla. E finisco con una cosa importante che riguarda il credito. Abbiamo incontrato, come vi ho detto prima, i rappresentanti delle categorie e ci hanno detto: come facciamo ad andare avanti se le banche non ci fanno credito? Certo, quando in un paese le banche non ti fanno credito, lo sapete cosa vuol dire dal punto di vista inconscio? Vuol dire che il paese ti sta dicendo che non crede nel proprio futuro. E come fai a crederci tu? Come fai? Come fai a chiedere a questo paese di rialzarsi se non sei disposto a fargli credito, che vuol dire fargli credito per il futuro? Allora, è molto semplice. Loro parlavano del medio credito centrale, del fatto che ci vuole un sacco di tempo per avere le risposte. E nel frattempo, mentre noi abbiamo inventato il credito centrale, il nostro paese ha dato 20 miliardi di euro pubblici a una banca che è rimasta privata. Ma se do 20 miliardi di euro pubblici, voglio che la banca diventi pubblica e voglio che quella banca abbia come obiettivo finanziare la piccola impresa e le famiglie, altrimenti il paese non riparte. Ma non ci vuole una scienza per capirlo. Abbiamo bisogno di una banca pubblica nazionale che si prenda l'onere di dare una mano alle
famiglie e le imprese. Altro che Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, il bail-in e tutte le robe che inventano in Europa. Queste sono le cose, poche cose, perché abbiamo sempre poco tempo, perché la politica è rapida, veloce, no? Ma ce ne sono tantissime, quindi ve lo dico soprattutto perché incontro molti di voi che mi dice: ah, ma cosa dite per la Sicilia? Bene, abbiamo bisogno dell'alta portabilità, sì, dell'alta velocità, sì, delle infrastrutture, sì, della lubrificazione dei porti, sì. Abbiamo bisogno dell'energia, perché voi avete la filiera, avete il sole. Se noi al nord con l'idroelettrico abbiamo fatto i consorzi in Trentino e in Valle d'Aosta, dove noi, cosa si fa lì? Si fanno le centrali e poi si ridistribuisce la cittadinanza il risultato economico. Non vi faccio la centrale o mi scavo il petrolio, poi vi saluto e arricchisco solo le multinazionali. Allora è su questo che dobbiamo puntare. Facciamo qui la produzione di energia rinnovabile. Qui abbiamo l'insolazione più alta d'Europa, ma facciamo qui anche la filiera che produce i componenti per quella filiera lì e per quella produzione lì. Allora, come vedete, le cose ci sono, le idee ci sono, gli obiettivi ce l'abbiamo, la visione c'è. E abbiamo soprattutto una persona che tutto questo lo incarna, che ci crede, ne fa la bandiera, lo porta in giro, a discapito di tutto e di tutti, di chi protesta a nord, a sud, a destra, a sinistra, non se ne importa, va avanti, perché in questo momento ci vuole grande coraggio. E coraggio è una parola che viene dal latino, cor agere, agire con il cuore. E noi abbiamo la fortuna di avere un grande leader candidato alla guida di questo paese, che è una persona di gran cuore, Matteo Salvini.